Da 12 anni non si verificava un evento del genere. La matricola Atalanta è la grande sorpresa del campionato di Serie B. È sola in testa alla classifica a punteggio pieno. La squadra di Bianchi ha colto l'ultima vittoria su un Bari molto ben disposto che l'aveva imbrigliata ottimamente da centrocampo grazie all'efficace tattica predisposta da Catuzzi. I pugliesi poi hanno dovuto abbassare bandiera per un errore della difesa al 76esimo. La svolta decisiva della partita si è avuta quando Bianchi ha mandato in campo il vecchio Beppe Savoldi che, dopo il lungo periodo di inattività per il pasticciaccio dello scandalo delle scommesse, aspettava con ansia di mettere a segno, a 35 anni suonati da un pezzo, il suo gol numero 175 per la squadra della sua città che l'aveva riaccolto a braccia aperte. Vediamolo questo gol in scivolata di Savoldi che, a seguito di un'uscita avventurosa di Fantini, segnava d'astuzia dopo un tiro di Mutti toccato con la mano da Baldini sulla linea. Era il gol partita. Il Bari aveva una reazione notevole, non è squadra remissiva quella pugliese, e si facevano sentire l'apporto di Ronzani e le iniziative di Sandri e Magrini. Benevelli così salvava la vittoria nerazzurra su un calcio di punizione molto insidioso di Bagnato. Un inizio di torneo in salita in definitiva per il Bari, mentre i tifosi bergamaschi sognano.